Schena Assicurazioni Generali Garibaldi. Uniti per Zondrio, per rilanciare il capoluogo nell'interesse dei suoi cittadini. Questo nuovo gruppo consiliare, nato dalla fusione di Sondrio Liberale, Forza Italia, Popolari Ritici e Rilanciamo Sondrio, che ieri ha motivato le ragioni del suo connubio. Un'azione in controtendenza rispetto a quanto accade nella politica attuale, dove si parte uniti per poi dividersi. È un'iniziativa significativa, importante, perché costituiamo il gruppo che sarà più numeroso all'interno del Consiglio Comunale, con 8 consiglieri, quindi un quarto dei consiglieri assegnati. Rappresentiamo il 30% degli elettori che sono andati al voto nel 2013 e questo per noi è un passaggio molto importante. Intanto lavoreremo con maggior compattezza all'interno dell'aula consiliare, ma soprattutto cominceremo a ragionare con la città e con i cittadini di Sondrio per costruire un progetto amministrativo alternativo a chi attualmente sta guidando la città. Vogliamo arrivare al 2018 noi con queste forze, insieme a tutti i cittadini, associazioni e partiti che vorranno con noi condividere un progetto nuovo per la città. Il capogruppo del sodalizio, formato da 8 consiglieri, sarà Mario Fiumanò, poiché candidato sindaco di 3 dei 4 gruppi nel 2013, mentre saranno rivisti i componenti delle varie commissioni. Secondo la neonata formazione, fondamentale introdurre nuovi percorsi per la città, attraverso l'unione di intenti e di forze, mettendo al centro il progetto amministrativo, senza ripetere gli errori commessi nel passato. Questo sarà un progetto che nelle intenzioni vuole aprirsi. Mettiamo al centro un progetto di città e la costruzione di un'identità chiara per la nostra città e quindi questo percorso noi siamo pronti a farlo con tutti coloro che si siederanno a un tavolo con noi per costruire un progetto assieme, aperti e inclusivi.